ma poi il tipo non si è più fatto sentire, quindi vado a vedere da altri. Hagano todo allá? No. Se non tocca da nessuna parte, ready to go. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Hi guys! Come vedete non è sempre il paradiso, eh? Sono dormito a bordo strada qui, vicino a un ostello, probabilmente l'ho detto anche nei video di ieri, ma ero talmente stanco che non mi ricordo che cosa vi ho detto. Oggi sono un po' più pimpante, devo andare sicuramente oggi a cercare le gomme da cambiare alla macchina, perché ero stato ieri, ma poi il tipo non si è più fatto sentire, quindi vado a vedere da altri gommisti, poi ritorno anche da lui, vediamo se le troviamo. Io online le ho trovate, però non posso comprarle, deve essere un professionista a comprarle. Come dicevo, sono qui il van blu, sono due ragazzi tedeschi che avevamo incontrato io e Federico a Montebello, penso che non li avevo ripresi, li ho rincontrati qua, lei poverina è ammalata, hanno dovuto saltare l'escursione sulla Catenanco, abbiamo dormito qui, però usiamo i servizi dell'ostello per 50 peso, sono circa 7 euro. La cucina, caffè la mattina, acqua calda, internet, divani, tutto quello che può offrire un ostello per 7 euro. Dormire dentro sarebbe costato, quello di meno, il dormitorio, non c'era posto, costava più del doppio, perché io pago 50 e il dormitorio sarebbe stato 110. Alla fine si dorme bene perché è una parte tranquilla della città, non c'è traffico. L'unica cosa, alle 6:30, su questo albero c'erano degli uccellini che mi hanno svegliato, però sono stato lì nel paglione, si stava benissimo, temperatura perfetta per dormire, una favola. Niente, adesso mi tiro giù la tenda, metto le scarpe e andiamo a vedere di trovare queste gomme, perché senza scarpe la Nina non può andare. Adesso la uso lo stesso, eh? Anzi, prima di andare, l'avete già vista ieri, però ve lo faccio rivedere, lo stato soprattutto della gomma anteriore destra, un disastro. Qui si vede proprio, guardate, guardate, vado vicinissimo, mettiamolo uno, ecco qua, guardate qui i fil di ferro, tutto lo stato di usura di questa gomma, pessima. Andiamo a cercare una soluzione. La calzata Santa Lucia? No, conosco nada. Ma già lo vado a comprare solamente e tengo che, o lo vanno a hacer también l'allineamento, calibratura, hagano todo allá? No. Tú tienes que ser... Tengo que cambiar con la calibratura. Entonces en Jocotenango. Jocotenango está Macasa. Ahí está Macasa. Macasa. Y ahí... Venta, llanta, alineación, todo. Ahí lo tienen todo. Sono arrivato dal gommista. Ho trovato delle gomme simili. Invece di essere 155, sono 165. Sono R13, quindi vanno bene sui cerchioni. E invece di essere 80 sono 65, quindi la spalla è un po' più bassa, però dovrebbe andare bene. Sto aspettando la risposta da Benny, quindi la conferma dal expert se possono montarle, però messe a vicino una all'altra sembrano molto simili. Adesso vi faccio vedere la gomma, e tra l'altro sono anche economiche. La marca è Ayla, e sono circa due gomme con calibratura e convergenza meno di 100 dollari, tra i 90 e i 95 dollari. E lui è il gommista. Benny mi ha confermato che al 99% dovrebbe andare. Ha detto di provare, sterzare destra e sinistra, se non tocca da nessuna parte, ready to go. Ovviamente bisogna adattarsi con quello che si trova, non si può essere difficili e pignoli in questi casi. Meglio una gomma nuova leggermente diversa che una vecchia, ma che non performa più. Adesso glielo confermo e iniziamo i lavori di cambio gomme. Ecco.
guardate come stava consumata. Ortaggi. Il ponte è giusto, proprio proprio al millimetro. Era super fuori, allineamento, convergente, tutto storto. Proprio si vedeva che la macchina, il pneumatico, lavorava solo sull'esterno. Stanno cercando di addrizzarlo il più possibile, ma ce la faremo. Nuova vita alla Panda, o lunga vita alla Panda. Sembra che sta migliorando. Prima erano 6 rossi, questi qua, adesso sono 3 verdi e 3 rossi. Stanno calibrando il tutto. Cambiato le gomme, fatto la convergenza, era fuorissima di convergenza tra i buchi che ho preso, gli ammortizzatori nuovi, e per quello che poi in pochi chilometri si è mangiata tutte le gomme che erano già consumate. Adesso vediamo queste qua, ho speso 725 quetzales, che sono più o meno 100 dollari, due gomme e la convergenza, la lineatura. Ci hanno messo 36 minuti a rimetterla in quadro, non è perfetta, ho visto, però era tutto verde, quello che doveva essere verde, quindi vediamo adesso come si comporta la Nina. Va dritta, anche senza mani. Fantastico! Oh, un'altra cosa fatta, adesso speriamo che per qualche mese siamo a posto, perché ho cambiato ammortizzatori, cambiato gomme, fatto tagliando, e cos'altro? Non abbiamo più niente da fare, no? Speriamo per un po'. Freni erano a posto, marmita ancora tiene, ci abbiamo tutto, adesso c'è un po' di traffico. Qua mi sta sorpassando, insomma, mi tira via il muso, sto coglione, scusate, come si è messo? Mi ha tagliato proprio la strada! Traffico ad Antigua. Questa è la living room al coperto, poi semigiro, c'è anche un po' l'aperto con questi divanetti, si può rilassare, sdraiarsi. Lì in fondo l'entrata, questa è la reception, qua c'è roba da bere, mi sa che è gratuita, adesso chiediamo. Poi se si cammina, beh, ci sono telecamere intorno. Qui c'è questo parchetto
con altre sedie. Lui suona la chitarra, qui in fondo ci sono i bagni, altre camere sulla sinistra, bagni, e qui invece c'è la lavanderia dove si può lavare. Però 50 quetzal, 7 euro al giorno. I found my way.